Senatore Bagnai ha chiesto di parlare, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ringrazio anche il collega Marcucci per l'attenzione che ha dato al mio intervento e fa sempre piacere quando i colleghi riprendono le osservazioni che uno fa in aula. Penso però di non essermi spiegato bene e quindi forse sarebbe il caso di aggiungere qualche parola. Non vorrei che questa maggioranza venisse confinata nello stereotipo dei barbari nemici della cultura e nemici della libertà. Ci ha chiamato così in effetti un'importante testata finanziaria internazionale, il Financial Times, che noi rispettiamo naturalmente. Questa è la sua posizione. È vero, diversi giornali sono effettivamente scarsamente, amici, diversamente amici di questa maggioranza, possiamo intuirne i motivi. I motivi sono che questa maggioranza vuole alterare alcuni equilibri politici, alcuni equilibri economici. Ma per quel che riguarda il pluralismo e le sorti dell'editoria italiana, le tendenze che stiamo osservando, e questo lo potete serenamente riconoscere perché è un dato di fatto, preesistono all'avvento di questa maggioranza. Il mercato dell'editoria, in particolare quello dei giornali, sta vivendo un lento declino. A cosa è dovuto questo declino? Ma non lo so, io se posso dirlo, credo che quello della libertà di opinione, quello del pluralismo, non sia un omicidio, siamo arrivati noi e l'abbiamo ucciso. Mi sembra che anche nella valutazione dei giornalisti intellettualmente onesti, e sono tanti, sia un suicidio. Il pluralismo in Italia si è ammalato di conformismo e si è ridotto a un appiattimento che non soddisfa più i lettori. Siccome il mercato esiste, questo determina una crisi del settore. Poi se il problema è che vogliamo rimediare ad un suicidio con un sussidio, questa è una scelta, ma naturalmente non potete al tempo stesso esaltare l'economia liberale e poi chiedere di sussidiare in questo modo un settore, anche perché questo sussidio è malsano anche perché sottrae spazio a tanti esperimenti editoriali indipendenti che le nuove tecnologie consentono, occupando spazio con qualche cosa che se forse viene rifiutato dal lettore, beh, bisognerà prenderne atto e accompagnarlo serenamente verso la naturale estinzione, certo con tutte le dovute cautele per quel che riguarda le professionalità coinvolte, i livelli occupazionali e tutti questi altri aspetti. In altre parole, chi è causa del mal suo pianga se stesso, noi veniamo in pace, grazie per la vostra cortese attenzione.